dimenticare che ogni volta che ti sentirai triste o succederà qualcosa di brutto, potrai guardare il cartello che dice Viva Mr. Lolo! E così ti tornerà subito il sorriso. Flor, tu sei... sei il mio angelo custode. Grazie. No, non ringraziarmi. Ora sorridi e va a piegare i tovaglioli, che ci sono un sacco di cose da fare. Io intanto... Oh, santo cielo, il conte minimo che fa qualcosa. Dovete avvertirmi, finirà per venirmi un colpo. Sei terribile, non perdi occasione per svilirmi. No. Che succede? Lorenzo, stai bene? Sono solo tanto felice e tanto commosso perché stai facendo così tanto per me, Flore. Ma dai, non dire così. So che tu faresti lo stesso per me. Hai un cuore così grande. E poi adoro organizzare feste. Mi diverte un sacco. E anche il conte minimo si divertirà. Certo. E credo che tutti ci divertiremo. Certo. Grazie per essere come sei. Oh, basta con la tristezza e con tutto questo piangersi addosso. Voglio fare dei centrotavola che celebreranno la vita. Vado? Amico, perdonami. Perdonami, sono così emozionato. Veramente, mi ha ridato la voglia di vivere. Sento un impulso vitale che non avevo mai sentito nella mia vita. Mi sento innamorato. E le cose vanno benissimo. Abbiamo esagerato, Boniglia ci ucciderà. Ma no, non ci farà niente. Sì, ma comunque cerchiamo di evitarlo. Bambina piccolina! Vi stavo giusto cercando. Conoscete il detto che dice occhio per occhio, dente per dente e colpo per colpo? Dentro ai tuoi sogni arriva Boniglia che ti ucciderà. Non fare lo stupido, Thomas. Smettila, Thomas, smettila, smettila. Basta. Vieni. Sogni arriva Boniglia che ti ucciderà. È andato via? Sì. Eccomi qua! Dai, venite qua, dove siete? Dove sono le mie prede preferite? Venite da Papino, ho un regalino per voi. E adesso? Avete più via d'uscita! Cos'è quello? Che cos'è? Brutti figli del demonio! E adesso che fai, stupido? Maledizione! La ricetta della famiglia Fritzenwalden. Non te l'ho mai detto? Cura tutto. No. Un bicchiere di latte caldo. Ecco. Buono. Visto? Ti farà bene. Ti sei spaventato, vero? Ah, lascia stare, Olivia, dai. Stai tranquilla. No, non ci riesco, non riesco a stare tranquilla. Ho un groppo in gola che non mi fa stare tranquilla. Dov'è il problema? Non lo so, è come se... non mi sentissi più sicura di sposare Bernardo. Come? Ma non hai detto che era l'amore della tua vita e che era meraviglioso? Sì, però ora non mi basta più. Ti basta più? Che vuoi dire? C'è qualcun altro, è per questo. Perché questi dubbi? Franco, ti giuro che sono così confusa che non so quello che sto dicendo. Ehi, Olivia, ascoltami, perché non ti calmi, Per favore. Sei solo stressata, hai passato un momento terribile, tutto qui, capito? Tranquilla, prova solo a rilassarti, va tutto bene. È giusto. Bene.
Grazie di tutto, davvero. Ma ti pare? È un piacere. Todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Non capisco che cosa mi succede. Ogni volta che Lorenzo mi parla d'amore mi sento strana, l'angoscia. È come se tradissi Federico. Con lui non è così, con il conte è diverso. Non provo queste cose. Una domanda, mie piccole fatine. È possibile che il conte Minimo vi abbia visto? Rispondete? Ma che cosa sto dicendo? L'unica cosa che riesce a vedere sono le sue 1000 fidanzate. Mamma, quanto vorrei che tu fossi qui e che mi raccontassi una storia come quando ero piccola. La noce? Che cos'ha questa ragazza, mamma? Perché mi fanno così tanto effetto i suoi sorrisi e i suoi sguardi? Forse è perché ha la stessa vitalità che avevi tu, la tua stessa voglia di vivere. No, Massimo, no. Dimentica tutte queste sciocchezze, dimentica. Lascia perdere questo amore. Lascia che stia con Lorenzo. Lascia che si sposi, che sia felice. Ci sono così tante ragazze nel mondo. È da pazzi perdere tempo con Florenzia. Dimenticati Florenzia. Dimenticati Florenzia. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccola! Eccola qui, eccola qui. Sarei morta se ti avessi persa. Sto dicendo delle sciocchezze. Devo cacciare questi pensieri dalla testa. È impossibile che mi piaccia quel tipo. Io non provo nulla per lui. Non mi piace quello che dice, come lo dice. Non mi piace niente. Non mi piace niente di... Sì, però mi piace quando... Mi piace quando mi guarda con quegli occhi color cielo. Mi fa morire. Mi aiutate, per favore. Fate qualcosa perché provo un'angoscia terribile qui dentro. Flor, non ti ascolti quando parli? Cosa? Hai detto a Olivia di ascoltare il suo cuore. E noi ti abbiamo detto la stessa cosa. E tu che cosa stai facendo? Invece di aprire il tuo cuore, lo chiudi? Mi state rimproverando? La noce! Piccola noce, aspetta! Aspetta! Aspetta, piccolina! Ti prego, aspettami! E questo cos'è? Sei tu. Tutto a posto, Flor? No, sì. Mi sento strana, non lo so. È tua, no? Sì, è la mia noce. Perché la tiene lui? Perché è venuta qua? Perché è venuta qua? Non so, non capisco. Che cosa succede? I tuoi occhi, Massimo. I tuoi occhi. Um
Scusatemi, Lorenzo. È che le mie gambe... Ecco, è che le sento ancora molto deboli, capite? Ho un dubbio riguardo alla musica da scegliere. Venite a vedere i CD? Vieni, Flor?